Mi chiamo Giovanni Battista Leprù, sono un medico, un farmacologo clinico che ha speso 36 anni della sua vita professionale in industria farmaceutica. Ho lasciato l'industria farmaceutica circa 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, e adesso ho preso un insegnamento a Tor Vergata nel Dipartimento di Biologia dove insegno Clinical Development and Management. Dunque, il primo effetto è stato non inatteso, devo dire, ma essendo la prima volta, comunque l'impatto è stato significativo, è la motivazione, cioè l'interesse ad apprendere e anche a andare in un certo grado di profondità su argomenti che sono argomenti ovviamente importanti per i pazienti quando si parla di sviluppo clinico, quindi certi argomenti tipo il placebo, o i confronti, sono ovviamente tematiche che sono importanti per i pazienti e quindi mi ha colpito molto l'attenzione e l'appropriatezza delle domande, quindi la percezione che ho avuto è che fosse un pubblico con una preparazione di base già abbastanza sviluppata, non proprio neofiti, come per esempio è nel caso dell'università, dove invece i ragazzi ignorano completamente la tematica e quindi è un approccio completamente diverso. Io credo che siamo in una fase, l'ho detto anche all'inizio della mia chiacchierata, siamo in una fase in cui il ruolo del paziente sta cambiando. Sta cambiando perché stanno cambiando i farmaci che si sviluppano ormai farmaci sempre più importanti per patologie sempre più importanti e per settori di pazienti molto mirati, e questa è l'ambizione della medicina di precisione. E naturalmente quindi i pazienti sono molto interessati, perché parliamo di pazienti che vedono una possibile soluzione a patologie per le quali non c'era soluzione solo fino a pochi anni fa, e non parlo solo delle patologie oncologiche, parlo anche delle patologie orfane. Per cui è intuibile che ci sia tutto questo interesse a cercare di capire e naturalmente io credo che questo sia un atteggiamento da premiare, cioè il fatto che i pazienti siano informati non solo sulla patologia ma anche sui farmaci, credo che li aiuti a capire meglio e a contribuire meglio allo sviluppo di nuovi farmaci. E io mi auguro che questo ruolo attivo delle associazioni pazienti si ampli in un senso di un dialogo proficuo anche con le aziende, cioè che le aziende imparino anche a capire bene che oltre l'efficacia e la sicurezza c'è una qualità di vita che il paziente si aspetta di migliorare, non di peggiorare. E in questo, ripeto, i pazienti ci devono dare una mano a chi si occupa di sviluppo di farmaci. È assolutamente fondamentale perché un paziente informato, ripeto, capisce quali sono gli ostacoli dello sviluppo clinico e quindi partecipa in maniera proficua, non si isola dalla discussione sentendosi ignorante, tra virgolette, ma capisce qual è lo spazio dove invece lui può e deve dare degli input. Ripeto, non mi aspetto input significativi sulla come sviluppare uno studio per studiare l'efficacia o la sicurezza di impiego di un prodotto, ma mi aspetto invece molto per quanto riguarda il contributo che un paziente può dare nel dire questo prodotto ha migliorato gli esiti clinici, ma la qualità di vita ne risente pesantemente, o le spese per gestire un farmaco del genere, al di là del costo del farmaco, sono insostenibili. Tutta una serie di input che ad oggi non sono strutturati, sono casuali e dipendono appunto dalla qualità del paziente.